via Strinato a Strettoia per una frana che si è verificata domenica a causa delle forti piogge che hanno interessato la Versilia nel fine settimana. I tecnici del comune e la polizia municipale subito sul posto. Rimarrà chiusa la strada almeno per alcuni giorni. Il punto nel nostro primo servizio. Una frana sulle alte colline di Strettoia, a Pietrasanta, ha semi-isolato 11 famiglie che abitano in via dello Strinato. La pioggia incessante che nel weekend ha colpito la Versilia, nella giornata di domenica ha provocato uno smottamento sulla via collinare, bloccando il passaggio alle auto. La strada, invasa da sassi e detriti, non è più percorribile ed è l'unica via d'accesso per le abitazioni della zona. Restano quindi isolate alcune decine di persone, tra cui anziani e bambini. Incessante il lavoro dei tecnici comunali di Pietrasanta, della Protezione Civile e della Polizia Municipale, all'opera fin dalle prime ore per mettere in sicurezza la zona e avviare lavori di ripristino della carreggiata. La priorità, ha spiegato il sindaco Massimo Mallegni, è mettere in sicurezza una volta per tutte i versanti di via Strinato, con interventi di miglioramento della regimazione delle acque e con l'installazione di reti paramassi. In mattinata c'è stato l'ultimo sopralluogo eseguito dal capo di gabinetto Adamo Bernardi. La strada rimarrà chiusa per alcuni giorni per consentire di liberare gli spazi e pulire i versanti franosi e garantire, una volta terminata questa azione, un passaggio sicuro e sorvegliato ai residenti durante tutto il periodo di interventi. Apriremo il passo a fasce orarie per permettere di raggiungere le abitazioni in sicurezza e sotto la sorveglianza di volontari e dei tecnici della ditta incaricata, ha riferito Bernardi. Nelle prossime ore l'amministrazione incontrerà le famiglie residenti per fornire le indicazioni necessarie ad affrontare un inevitabile periodo di disagi. Voltiamo pagina adesso.